Allora direi di cominciare e se qualcuno non ha firmato, firma nell'intervallo, non è un problema, ok? Allora abbiamo ricevuto diverse cose, devo dire che alcune stamattina, quindi non è, insomma, non è che abbiamo avuto il tempo di riguardarle, ci siamo incontrati con tutor ancora 2 settimane fa, quindi abbiamo analizzato con più attenzione le prime cose arrivate, capito? In ogni caso, ora vi farò vedere, come dire, tutto quello che è arrivato su alcune cose, soffermandomi con i commenti che avevamo fatto, su altre no, perché appunto non c'era stato il tempo, però comunque tutti questi materiali li faremo mettere sul sito, quindi voi avrete a disposizione le varie versioni che sono state fatte. Qualcuno probabilmente, anzi sicuramente perché mi è già stato detto, ha già sperimentato qualche cosa, capito? Comunque sicuramente avrete poi la possibilità, come dire, per ognuno dei materiali proposti di vedere diverse versioni. Allora, vabbè, dopo di questo entreremo nel merito dell'argomento di oggi, che riguarda le difficoltà che abbiamo definito locali, cioè le difficoltà in matematica circoscritte a uno specifico argomento. Se vi ricordate l'altra volta nell'introduzione generale si diceva che spesso le difficoltà dei nostri studenti, cioè di quelli che noi percepiamo come veramente in difficoltà, sono difficoltà che possiamo dire diffuse, cioè che non sono difficoltà che si trovano in un argomento della matematica ma non in altri, molto raro che succeda. Si faceva un po' riferimento, succede a quello che ha avuto la varicella che torna a scuola dopo 15 giorni, insomma. Comunque certamente anche le difficoltà locali sono interessanti e parleremo di quello affrontandolo in un modo che però ci servirà anche, perché parleremo in particolare di interpretazione di errori, del ruolo dei misconcetti del linguaggio e al solito poi lavoreremo su alcuni materiali, ok? Quindi però, ripeto, prima di questo facciamo un pochino il punto sui materiali che avete mandato. Allora, a stamane, non so se è arrivato qualche cosa all'1:30, ma insomma, prima di uscire di casa, la situazione era questa. Ci sono arrivate 5 proposte di facciamo il punto, 4 del questionario sull'atteggiamento nei confronti della matematica, 2 proposte in realtà sono diventate 3, ma non l'avevo ancora corretto, sul contratto didattico, ok? Nonostante l'abbia messa in questo ordine, comincerei dal contratto didattico, sia perché era quello un pochino più complesso, sia perché a differenza degli altri, del contratto didattico non vi abbiamo dato una nostra proposta, ci siamo limitati a dare una proposta presa pari pari dal progetto START, che è un bellissimo progetto, ma è un po' datato, si vede bene anche dal contenuto del contratto, se qualcuno l'ha letto, si parla di registrazioni, di cassette, cose di questo genere. E comunque abbiamo tutti concordato sul fatto che nella sua forma originale era molto impegnativo, molto complesso, molto pesante. E le proposte di modifica che ci sono state, anche quelle che poi abbiamo deciso di fare noi, vanno a una maggiore sintesi, verso una maggiore sintesi. Allora, vediamo un po'. Se riuscite a leggere poco, presumo, è un po' piccolo. Comunque, diciamo, sinteticamente, questo gruppo che ha lavorato sul contratto 1, vorrebbe dire il primo lavoro sul contratto, come vedete ha deciso intanto di abbassare drasticamente il numero delle domande, anche perché effettivamente il contratto ha senso pensarlo una volta per tutte con quel singolo ragazzo, ma in diversi momenti del percorso di recupero di questo ragazzo. Quindi piuttosto meglio 3 o 4 domande in un certo momento, 3 o 4 domande in un altro, eccetera, eccetera, che una serie di clausole, 14 come quelle che avevamo visto nella versione originale. Allora qui leggo velocemente, qui si dice farò tutti i compiti assegnati per numero giorni impegnandomi a mostrare tentativi di risoluzione anche se errati e dall'altra parte mi impegno a correggerli. Poi per un periodo di al solito numero giorni, al termine di ogni lezione consegnerò all'insegnante un foglio su cui è annotato ciò che non ho compreso.
Il terzo, prima di ogni compito in classe riguarderò il libro di testo, gli appunti, i compiti a casa relativi agli argomenti della verifica, farò l'elenco scritto delle cose che ho riguardato e le consegnerò all'insegnante. E quarto e ultimo, scriverò cosa faccio quando eseguo i compiti assegnati, descrivendo nei minimi particolari i miei metodi, le operazioni e i tempi dedicati. Mi impegno ad essere sincero fino in fondo, mi impegno ad accettare le critiche e suggerimenti dell'insegnante, provando per numero tot volte a metterli in pratica. E simmetricamente c'è la causa dell'insegnante, quindi mi impegno a correggerti individualmente tutti gli esercizi, eccetera. Allora, per non seguire il tempo a disposizione, non è molto il materiale da esaminare, sono tanti. Qui sono individuate le riflessioni che abbiamo fatto come gruppo noi quando ci siamo ritrovati su questo, no? Non si capisce assolutamente niente e quindi l'abbiamo, come dire, ripulito, quindi siamo partiti da quella versione che ci sembrava, come dire, promettente per questa sintesi che era riuscita a dare, anche per i punti che aveva deciso di toccare. Però abbiamo suggerito delle modifiche, delle piccole modifiche, e per evitare di appesantire vi presento il testo con le modifiche che abbiamo condiviso. Per esempio, una piccolezza, ma invece che per numero tot giorni abbiamo messo dal al, no? Poi semplicemente farò tutti i compiti assegnati impegnandomi a mostrare tentativi di risoluzione anche se errati. Dal al, al termine di ogni lezione consegnerò all'insegnante un foglio in cui descrivo sinteticamente cosa è stato fatto a lezione. Cioè, invece che scrivere, abbiamo riflettuto sul fatto che seguire la lezione contemporaneamente, riuscire a capire cosa non si capisce e scriverlo è una cosa molto impegnativa. Quindi ci sembrava che un modo per avere la stessa informazione e lo stesso tipo di attenzione da parte dello studente potesse essere in positivo quello di chiedergli di descrivere sinteticamente cosa è stato fatto. Okay? Una settimana prima del prossimo compito in classe preparerò un compito sull'argomento indicato dall'insegnante, lo svolgerò, lo consegnerò all'insegnante. Questo non c'era nella versione ridotta, c'era nella versione originale qualcosa di questo genere. Ci sembrava che potesse dare molta informazione all'insegnante su cosa ha capito dell'argomento il ragazzo. E poi dal al seguirò attentamente le interrogazioni dei compagni segnando per iscritto le domande fatte. A casa risponderò per iscritto al numero di domande e le consegnerò all'insegnante la lezione successiva. Quindi in realtà ci sono state due modifiche forti dei punti, che rimangono però quattro. Non starei a leggere quelli degli insegnanti, tutti questi materiali li mettiamo poi sul sito. Okay? La seconda modifica, cioè la seconda proposta, che in realtà è stata la prima perché è arrivata in tempo reale il giorno stesso che abbiamo lavorato qui, si è limitata anche per problemi proprio, come dire, fisici, organizzativi, a scrivere per ogni domanda, se veniva, cioè per ogni clausola, se veniva cassata oppure no. E eventualmente aggiungeva delle piccole modifiche che sono quelle in rosso. Anche qui non starei, cioè si perde troppo tempo a leggere tutto, ve lo guardate. Però qui di fatto si mantengono tutte le 14 clausole del contratto. La terza che è arrivata, da poco, e quindi mi limito a qualche osservazione che mi sembra interessante, era scuola secondaria di primo grado, anche quello chiaramente può fare la differenza per il linguaggio. Difatti qui si specifica che il lavoro fatto sul modello di contratto ha riguardato il linguaggio per cercare di renderlo più comprensibile alle scuole secondarie di primo grado, e quindi anche qui hanno eliminato, modificato alcuni articoli. Anche qui si dice un po' quello che ho detto io prima, cioè che è più utile scrivere un contratto personalizzato scegliendo al massimo 3 o 4 articoli, e eventualmente mi sembra condivisibile, si potrebbe prevedere una scadenza breve, cioè più la scadenza è breve più la situazione è percepita come controllabile dallo studente, non solo come controllabile ma forza maggiormente un'assunzione di responsabilità, perché capite bene, se fra un mese fai così, dice vabbè, da qui a un mese, no? E uno ci si mette il giorno prima, insomma avere dei tempi più stretti e più volte è sicuramente più indicato che prevedere un tempo lungo
e magari più clausole. E qui vedete, siamo a 6 clausole questa volta. Per esempio, una volta ricevuta la correzione dell'insegnante, scriverò quale ragionamento mi aveva portato a sbagliare. Cioè, sono molto semplificate anche come linguaggio, ok? E, no, non sono, sono, arrivano a 11. Okay. Quindi, ripeto, non starei a leggere tutto perché sennò si fa notte, però volevo darvi semplicemente questa impressione delle modifiche che sono state fatte e soprattutto comunicarvi che appunto troverete tutto sul sito. Qualcuno ha provato, cioè il contratto era la parte più difficile da sperimentare, cioè non solo da rielaborare ma anche da sperimentare. Qualcuno ha provato a farlo in classe? Presumo di no, mentre forse le altre cose sì. Okay. Però appunto vi suggerirei, soprattutto in vista delle sperimentazioni che comunque sono previste per l'ultimo incontro, di riguardare un pochino tutte le proposte, perché magari da ognuna riuscite a cogliere qualche cosa che vi convince particolarmente. Ripeto, fermo restando il consiglio di fare meno clausole, più volte invece ripetere il contratto. Qualche commento, qualche osservazione su questo? Vi sembra che possa essere più, come dire, praticabile? Sì, era detto esplicitamente. Aiutatemi, c'è chi l'ha fatto, questo era il gruppo che aveva cancellato, il primo gruppo era delle medie, questo, in altre parole, domanda diretta, qualcuno delle superiori aveva lavorato sul contratto? No, mi sembra di no, quindi sono tutte delle medie. Perché? Perché c'è, cioè, una serie di impegni che loro devono prendersi, che il ragazzino della scuola media è più, diciamo, più disciplinato. Scusate, al di là dell'impressione che... No, sì. Sì, ok, mi dicono di ripetere la domanda. Cioè, la collega si chiedeva come mai, cioè lì per lì ha osservato che tutte le modifiche sono state proposte da insegnanti della scuola media e poi diceva che riguardando il contratto a casa eccetera, effettivamente le sembrava che fosse più adatto per la scuola media. Alla mia domanda perché, ha detto che probabilmente è più fattibile, nel senso che i ragazzini, lei ha detto disciplinati e il coro è stato di commento a questi disciplinati, ma quello che voleva dire in qualche modo che è, come dire, è più probabile che un ragazzino della scuola media sia disponibile a far questo, se non ho capito male. Lasciamo stare sì o no, il problema non è questo, il problema è che noi questo lavoro qui lo vogliamo fare proprio con quei ragazzini che, diciamo così, non sono sufficientemente disciplinate o comunque non si assumono, secondo noi, la responsabilità dell'apprendimento come vorremmo. Quindi il discorso, secondo me, va rovesciato. Cioè tutti questi sono strumenti che vogliono lavorare su certe condizioni attuali dello studente. Sì, tra l'altro nella versione originale il progetto START riguarda le scuole superiori, diciamo,
in particolare effettivamente il raccordo. Quindi le difficoltà che gli studenti manifestano soprattutto il primo anno di scuola superiore, però nasce per, come progetto per la scuola superiore. Okay? Altra osservazione, non lo so se c'è un microfono perché mi dicono che non si sente quando, siccome c'è la registrazione, quando parlate, però la cosa più semplice sarebbe avere un microfono che gira. Vabbè. Quindi, ok, sarebbe interessante però che che sulle superiori qualcuno col tempo, magari con le sperimentazioni future, eccetera, si cimentasse in questa attività. Allora, facciamo il punto, ha avuto molto successo, anche perché si presentava come una scheda abbastanza immediata, cioè, come dire, possibile anche da sperimentare subito, in qualche modo. E abbiamo avuto 5 proposte, aiutatemi un po' sulle nostre correzioni. Allora, qui sono evidenziate delle, in rosso delle leggere modifiche, come vedete in questo caso non sono modifiche molto grosse, invece che su cosa basi la tua valutazione spiega la risposta. Poi insomma, tutti quelli riquadrati sono aggiunte, sono modifiche quindi in qualche modo. Quindi, per esempio, se hai avuto, scusate perché qui vedo malissimo perché è piccolo, lì mi devo, se hai avuto dubbi e difficoltà riesci a spiegare cosa puoi aver sbagliato nell'affrontare la preparazione del compito. E poi, ultima cosa aggiunta, in base alle carenze che hai individuato, cosa pensi di poter fare per migliorare. Quindi qui si tratta di piccole modifiche. Per esempio, scrivi per ogni domanda quali sono state le tue difficoltà e dubbi. C'era qualche osservazione, qualche altra osservazione che avevamo fatto su questo? Sì. No, ecco, scusate, mi sto orientando. La nostra proposta è di semplificare quanto scritto in quel riquadro, perché c'è scritto un po' contorto, scrivi per ogni domanda a cui non hai risposto, cui non hai risposto l'ho risolto per intero correttamente, mi intorto anch'io a leggerlo, no? Quindi si dice all'allievo, per ogni domanda a cui non hai risposto l'ho risolto per intero correttamente o in cui pensi di aver fatto errore, è un pochino contorto come e poi tutto sommato perché solo in quelle domande? Fa prima dire scrivi per ogni domanda quali sono state le tue difficoltà o dubbi, se poi non ci sono state perché l'ha risolto correttamente va bene, quindi era la nostra proposta di semplificazione di quella frase. Qui non ci sono grosse differenze. Qui in questa seconda proposta, chi si riconosce se è secondaria, perché ho scritto da qualche parte se è secondaria di secondo grado o di primo grado. Di primo grado, ecco, sì, scritto in cima. Ecco, qui sono le modifiche più importanti. Le leggete? Una è la sostituzione del sapevo come farlo, ma l'ho risolto solo in parte, che viene proposto di sostituirlo con indica la parte che non hai risolto facendo riferimento al testo del compito. Ok? Poi non è l'unico che propone di inserire delle opzioni chiuse invece che aperte, cioè di rendere a scelta multipla la domanda, le mie difficoltà e i dubbi riguardano, con un elenco di possibili motivi di difficoltà. Okay? Ce n'è stato più di uno che ha deciso di articolarlo in questo modo. E, ecco, qui i nostri commenti sono: beh, per quanto riguarda indica la parte che non ha risolto facendo riferimento al testo del compito, ma siamo sicuri che è sempre possibile far riferimento al testo del compito? Cioè, che non hai risolto completamente può voler dire che non è che io mi sono fermata a una parte della consegna che si può individuare in un pezzo del testo della consegna, capite? Semplicemente posso aver iniziato un processo risolutivo globale,
E però essermi fermata, allora in quel punto lì non è che posso riconoscere nel testo del compito qual è la parte che ho fatto e quale non ho fatto, non so se mi spiego. Quindi non ci sembrava che fosse fattibile, non sempre fattibile, o uno aggiunge eventualmente, però. E poi qui ci sembrava, cioè alcune cose ci sembravano un po' ambigue, calcolo, in che senso il calcolo? Per calcolo si possono intendere tante cose, la comprensione del testo dell'esercizio vabbè, è più chiaro, la conoscenza delle regole e formule, vabbè, intanto questo presuppone che il compito sia fatto per applicare regole e formule, e quindi qui ci può anche essere una mancata condivisione del fatto che un compito sia fatto per applicare regole e formule, okay? Ma cosa si intende esattamente? Lo svolgimento degli esercizi nel tempo indicato dell'insegnante ci sembrava un po' ambiguo, perché poi il tempo in realtà è un tempo unico per tutti gli esercizi, quindi probabilmente si fa riferimento alla percezione del tempo che passa mentre uno sta lavorando, però non è che in genere uno ha, che so, 5 minuti per un esercizio, 5 minuti per un altro, no? Ha un'ora complessiva, quindi ci sembrava fosse difficile da rispondere. Non so se chi ha costruito questo vuole rispondere, cioè, a questi nostri dubbi. Vi torna? Chi era? Chi era che ha fatto questo? Vabbè. Un'altra domanda invece più, diciamo, generale, che riguarda anche altri suggerimenti, altre proposte di modifica, è: qual è il valore aggiunto di proporre delle alternative a priori? È una domanda che vi faccio. Cioè, un conto è dire le mie difficoltà, i miei dubbi riguardano due punti ed è lo studente che deve scriverle. Un conto è dire le mie difficoltà riguardano due punti e gli do una serie di opzioni. Poi naturalmente uno può discutere sul merito delle opzioni, ma è una scelta quella di dire lo faccio aperta o lo faccio chiusa. Siccome più di uno ha proposto di chiudere questa domanda, la nostra domanda diventa: quale pensate sia il valore aggiunto di chiuderla piuttosto che tenerla aperta? La facilità? Ma non ho capito, per l'insegnante o per lo studente? Ho capito. Prego. Temevamo che i ragazzi in realtà parafrasassero per dire non mi è riuscito. Ok. Allora, non è facile, come vedete, chiudere. Cioè, nel senso che non è facile essere significativi e non ambigui. Dopodiché uno fa qualsiasi scelta, però quello che vorrei osservare, poi magari Lucia ci dice qualche cosa che l'ha provata nella sua classe, nella versione originale, è che dobbiamo, come dire, accettare che tutti questi strumenti, quando li usiamo per la prima volta, danno dei risultati che non ci soddisfano assolutamente. Questo dobbiamo metterlo nel conto, nel senso che se i ragazzini non sono abituati a fare questo tipo di riflessione, effettivamente quando vedranno quale difficoltà scriveranno magari non ho capito, non mi è riuscito. Lo dobbiamo mettere nel conto in qualche modo. Il discorso è che poi questa attività non può ovviamente finire lì, rimanere chiusa lì. Ci deve essere comunque un approfondimento, un lavoro in classe su quello che è successo, su quello che è stato detto. E l'idea è che insistendo
cioè non come dire rinunciando perché magari le cose non vengono come uno se l'aspettava, ma insistendo, riproponendo le stesse cose, ritornando su il tipo di risposte date, quella capacità di riflessione che si vuole sviluppare, beh, effettivamente si svilupperà con il tempo. È un po' come il discorso dell'argomentazione, no? Cioè a volte uno rinuncia a fare quesiti in cui si deve argomentare perché le argomentazioni che vengono prodotte sono molto inadeguate in un certo senso. Però proprio se sono inadeguate uno deve insistere, capite? E più o meno su tutti questi materiali che sono finalizzati all'assunzione della responsabilità dello studente, mi devo aspettare che le prime volte l'esito non sia assolutamente soddisfacente, perché se no non ce n'era nemmeno bisogno. Vi torna? Quindi anche il discorso del chiudere per facilitare, io capisco il discorso del tempo, capisco tutto, quindi non è che dica una scelta sbagliata, no? È una scelta che anche questa che va verificata a seconda poi di come scelgo le opzioni, che si può, come dire, rivelare più o meno felice. Però appunto il discorso di lasciarle aperte significa che in un primo momento io devo dare per scontato che le osservazioni degli studenti siano assolutamente limitate, ingenue, eccetera, e questo dimostrerà a maggior ragione che c'è bisogno di lavorarci. Lucia, vuoi dire qualcosa su... Ora sì, allora sì, io non ho dubbi sul fatto che debbano essere aperte e quindi ho preparato una prova breve, 4 quesiti. Fatta in seconda, momento, frazioni e numeri decimali. Quindi c'erano 4 quesiti che riguardavano le diverse rappresentazioni della frazione. Per esempio c'era un quesito in cui dalla frazione si chiedeva, c'era la frazione, si chiedeva di scrivere la divisione, il numero decimale e la percentuale. Quindi c'erano proprio le diverse rappresentazioni. Ma il primo, soffermo sul primo perché ci ho discusso a lungo con i ragazzi, il primo era apparentemente semplice, in realtà è stato difficilissimo. Senza svolgere le divisioni prevedi che tipo di numero decimale viene fuori da questo, un classico, insomma si fanno tutti, no? In seconda. Prima era così, poi c'era un trascrivi in ordine crescente i numeri decimali, c'erano periodici, insomma anche questo è un classico, queste diverse rappresentazioni e il passaggio dal numero decimale alla frazione, inverso, no? Quindi volevo vedere se come loro dominavano appunto questi passaggi. Quindi breve, hanno fatto abbastanza veloce, fare questo compito loro ci hanno impiegato mezz'ora. Comunque io già a priori le ho detto, guardate, facciamo, gli ho presentato questa scheda, dico perché è molto importante per voi e per me mettere a fuoco gli ostacoli che potete trovare nel fare questo compito. Quindi ho dato più valore in questo momento a questa scheda, ho detto questo è importante che voi riusciate a mettere a fuoco le vostre difficoltà. Vabbè, loro non si sono preoccupati, hanno affrontato la cosa tranquillamente, però poi quando sono andata a ritirare la scheda mi sono accorta che molti che non avevano magari completato una domanda, una risposta, e però non avevano scritto niente. Le mie difficoltà, i miei dubbi non erano venuti fuori e si vedeva che ce l'avevano perché non avevano finito. E allora ho cominciato a discutere con loro proprio questa scheda, cioè io ho discusso prima questa che di avergli riportato questo. Ho detto vediamo un po' cos'è successo. È successo, avete avuto difficoltà evidentemente a riempire questa colonna. Sì, si vedeva perché qualcuno ha risposto non ho capito di che si trattasse. Oppure un altro dice non so spiegare i miei dubbi. Non lo so dire, insomma... altri bianco, perché la difficoltà più grossa è quella lì veramente di saper spiegare. Però fra tanti c'era qualcuno che lo sforzo l'aveva fatto
Per esempio, c'è stata una ragazzina che ha detto: ma io non so come si fa, cioè come è possibile che dalla frazione, senza fare la divisione, io sappia cosa viene fuori. A che mi sono sentita male, perché io credevo di averci lavorato su questa cosa e abbastanza, no? E invece è venuto fuori da 2 o 3 persone. Dice: ma come si fa senza fare la divisione? Dice: perché? Dico: ma noi ci avevamo lavorato. Dice: ma noi avevamo usato la calcolatrice anche a casa e a scuola, evidentemente non era, quella lezione lì non era stata così chiara, significativa per loro, no? Perché tanto loro fanno la divisione, capito? Quindi che poi non interessa, dice, sapere cosa viene fuori a me senza fare la divisione. Invece qui chiedeva proprio, dice, senza svolgere la divisione. E a quel punto è stato chiaro, capito? Oppure c'è stato qualcun altro che ha detto: ho avuto difficoltà a passare dal numero decimale alla frazione, perché non erano tutti, era una tabella in cui a volte si chiedeva dalla percentuale di risalire alla frazione o viceversa, non era un procedimento standard per cui si partiva dalla frazione, era un po' a buchi, no? E quindi è venuto fuori, sono venute fuori, qualcuno ce l'ha fatta, e allora hanno capito, anche fra loro, confrontandosi, hanno capito cosa vuol dire riuscire ad esprimere una difficoltà. E io sono convinta, quello che diceva prima la professoressa, che la prossima volta lo faranno lo sforzo di dire qualcosa e di entrare nel merito, e non diranno: non so di cosa si trattasse, capito? Perché qualcuno di loro l'ha fatto. Quindi è molto importante vedere proprio quello che hanno fatto altri alunni, perché crescono soprattutto attraverso l'esperienza dei coetanei. Non, cioè, non lo fanno però la prossima volta perché glielo chiedo io, ma perché capiscono intanto che è utile per loro, perché io posso intervenire a quel punto. Infatti abbiamo detto: vabbè, su questa cosa bisogna ritornarci. Dice: ma perché si può fare? Mi chiedevano. Eh sì, si può fare. E allora vediamo. Allora erano curiosi: ma come si fa senza fare la divisione? Capito? Eppure mi sembrava, a me mi sembrava. E quindi per l'insegnante anche è importante, perché capisce che quella lezione non ha funzionato. Non ha funzionato. E io ero convinta, ci avevo dedicato 2 ore. Avevamo fatto tutta una serie di divisioni, avevamo ragionato, ma c'è qualcosa che mi può mettere sulla strada? Però evidentemente non aveva lasciato il segno questi denominatori, queste fattorizzazioni delle potenze di 10, non sono entrate, via. Quindi io l'ho trovata utile, quindi se uno l'abbina non ad un compito standard, perché se uno lo fa su un compito che richiede, c'ha 15 richieste e non ce la fanno, cioè deve essere fatta su poche richieste, perché poi c'è anche un problema di fotocopie, che non è uno scherzo. Io gli ho fatto proprio le fotocopie, però anche questa cosa poi dopo la prima volta può essere aggirata, perché lo fanno automaticamente da sé. Dire cosa è, dire semplicemente alla fine di ogni esercizio: penso di averlo fatto bene oppure ho questi dubbi. Però le prime volte secondo me va fatta in un'ora. Io l'ho fatta in un'ora, uno la sperimenta alcune volte e loro piano piano imparano a esprimersi, a dire le cose, e questo è utile per tutti. Mi sembra molto interessante nello specifico il tipo di lezione su cui c'è stato questo inghippo, che era una lezione teorica, no? Perché la lezione sulla riflessione senza fare i calcoli, prevedere, no? C'è sotto un perché, è essenzialmente teorica. Ora, i ragazzini sono poco abituati alla teoria in matematica e spesso, cioè, fin dalla scuola primaria, identificano la matematica col fare. Quella è una classica lezione in cui non deve fare assolutamente niente, no?
cioè deve star fermo e riflettere, quindi è qualcosa di diverso, quindi può darsi benissimo che questo, diciamo, questo cambiamento di approccio li abbia non tanto disorientati, ma quanto non li abbia resi così attenti e partecipi, perché poi, vabbè, ce l'ha detto, ma non sono quelle le cose importanti sono quelle che si fanno, non sono quelle che riguardano solo il pensiero. A maggior ragione il fatto di aver avuto un feedback su questo mi sembra particolarmente importante, capite? Perché appunto, dice Lucia, io ci sono stata 2 ore, l'ho fatto con attenzione, tra l'altro per chi ama la matematica e l'aritmetica è una delle riflessioni più semplici e più belle che ci possano essere, no? E rendersi conto che invece non è passata chiaramente è molto importante. E mi sembra molto, molto utile appunto la sua indicazione di limitare i numeri dei quesiti, così si risolvono problemi di tempo che ci porterebbero a fare delle scelte di un certo tipo. Anche qua, come vedete, a parte qualche modifica, c'è un'articolazione delle difficoltà, c'è qualcosa di nuovo che ci era sembrato interessante, perché c'è, lo metto in questa forma, interessante il fatto che si chieda all'inizio di ordinare gli esercizi in base alla difficoltà che secondo te, cioè, ritieni di incontrare, okay? Quindi questo non è semplice, perché la valutazione della difficoltà di un esercizio coinvolge da un lato conoscenze matematiche ovviamente e dall'altro consapevolezza delle proprie risorse, quindi uno deve fare il bilancio fra queste due per dire cosa per me è difficile. E la cosa interessante è che viene ripreso in fondo, cioè gli chiedo una previsione e poi però gli chiedo, dopo che uno ha provato a farlo eccetera concretamente, di riordinarli in base alle difficoltà incontrate. Quindi in un certo modo uno può, il suggerimento era di adesso che cioè di sfruttare questa idea chiedendo, adesso che hai svolto il compito, cambieresti l'ordine di difficoltà degli esercizi? Effettivamente imparare anche a gestire questo aspetto è importante, perché soprattutto per i ragazzi lenti o per i ragazzi con difficoltà riuscire a selezionare gli esercizi in cui è più probabile, come dire, avere successo, completarli eccetera, non è una cosa da poco. Se no uno comincia, come in genere fanno i ragazzi, dal primo, poi il secondo eccetera eccetera, spendendo male il tempo, che è una risorsa importante, okay? Quindi ci era sembrato molto interessante questo aspetto. Tra l'altro un altro aspetto che ci era sembrato interessante in questa proposta è che, come dire, per deformazione professionale tendiamo a sottolineare sempre gli aspetti legati alle difficoltà, ma qui c'è qualcosa anche sui punti di forza. Quindi si chiede anche cosa sei stato in grado di fare senza incontrare difficoltà, che anche questo ci sembrava un aspetto positivo. Poi al solito qui c'è, forse è stato messo diverse volte, sì, sì, comunque era conoscenza, argomento, calcolo, comprensione del testo, tempo a disposizione, conclusione, sì, è stato rincollato, va bene, ok. E di nuovo appunto la domanda è qual è il valore aggiunto di proporre delle alternative a priori, si è discusso anche prima, però anche qui, come dire, si tratta anche di vedere che cosa succede poi in classe. Prego. Sì, va provato, capito? Perché la tentazione di evitare la fatica di scrivere qualche cosa che non è scritto e di mettere una bella croce è forte, no? Quindi ci sono gli aspetti positivi e aspetti. Comunque va provato, secondo me, senza, come dire, senza preclusione, no? Provato in un modo, provato in un altro. Quello che voglio sottolineare è che provando nell'altro modo, uno non è però che può dire, siccome non sono riuscita a rispondere, allora è meglio chiuso. No, siccome non sono riusciti a rispondere, Lucia ci dice parliamone, vediamo un po', sfruttiamo quei 2, 3 o 4 che qualche cosa hanno scritto per condividere questa modalità. Ma anche, okay? Se ti dicono non ho capito, comprensione del testo, ma non sai e certo, cosa non hai capito? Sì. Blocco,
io dico che se noi della scuola media, per esempio, li abituiamo a fare questo tipo di riflessione, no? Sulle verifiche che facciamo, poi diventa più facile. Io capisco che con minore una situazione sia improponibile, però secondo me alla scuola media è utilissimo proprio farlo aperto, proprio per far sì che loro si mettano in gioco in questo senso, cioè cerchino di superare questa difficoltà di esprimersi, perché il problema grosso è proprio quello di esprimersi in italiano anche, oltre a capire che cosa non hai, insomma, che non hanno capito. Però quasi sono in grado di dire cosa non hanno capito, probabilmente hanno capito. Anch'io la penso per lei. Cioè, sì, se uno è pronto a trasformare una frazione in decimale, decimale in frazione, ti sanno dire il motivo per cui non sono riusciti a fare questo, a applicare l'algoritmo, a applicare quello che tu gli avevi pensato di sono già avanti. Sì, però a me l'hanno detto, cioè una ragazzina che ha in quindi uno si può dire non ho capito. No, mi ha detto non ho capito come si può fare questa cosa senza fare aggiunte. Mi sembra che sia un passo però molto più avanti di dire non ho capito di cosa si trattava. Cosa vuol dire di cosa si trattava? Mi dici niente. Se mi dici non ho capito come si può, a me dice molto. Cioè c'è una bella differenza. Comunque l'idea secondo me, cioè quello che vorrei sottolineare è questo, cioè queste cose richiedono tempi lunghi, non c'è dubbio che richiedano tempi lunghi. D'altra parte, se non si comincia, io dico dalla scuola primaria, nemmeno dalla scuola media, non è che si può pretendere che improvvisamente, che so, all'università le cose le sappiano fare, perché effettivamente, per dire, anche all'università ci sono i ragazzi che dicono non ho capito. Allora l'idea non è tanto che, come dire, che l'insegnante si ritrova un lavoro più comodo se questi ci dicono cosa non hanno capito in un modo più efficace, è che loro stessi hanno più accesso, cioè hanno più possibilità di capire, di chiedere esattamente e quindi poi di capire. È vero che è una delle cose più difficili capire cosa non si è capito, però cominciare a, come dire, a lavorare su questo, a fargli comprendere che è un aspetto importante su cui si può riflettere e poi si può rispondere con diversi livelli di raffinatezza. Come diceva Lucia, anche il fatto di dire non ho capito, cioè in quel caso particolare era interessante l'idea di questa ragazzina che vedeva qualcosa di miracoloso nel riuscire a prevedere magicamente che cosa poteva venire fuori da, tipo un gioco di prestigio, no? Cioè senza fare i conti riesco a vederlo. Però già dirlo così aiuta tantissimo l'insegnante, perché cioè non è che ci sia bisogno, non è entrata nel dettaglio, d'altra parte non era un dettaglio il suo, era proprio questa percezione complessiva e comunque dà all'insegnante un sacco di informazioni che permettono all'insegnante stesso di intervenire, tra l'altro di intervenire non solo con lei ma anche con gli altri, perché poi in genere quando succede con uno succede anche con molti altri. Un'ultima cosa su questo, noi li abbiamo presentati come strumenti per il recupero, però sono stati utilizzati in classe normalmente, quindi quasi come prevenzione, no? Non solo come intervento, cioè nel senso per riuscire a sviluppare certe capacità di tipo metacognitivo negli studenti. Qui c'è un altro, l'ultimo direi arrivato. E qui si consiglia di aggiungere degli indicatori sulla domanda su come pensi di averlo fatto e su cosa base questa valutazione. Quindi di in qualche modo chiudere quella domanda e non quell'altra. Per esempio numero di esercizi svolti, precisione nell'esecuzione, eccetera. Che ne dite? Non dite. Lo dicono da sé, perché dicono così così perché alcuni non hanno risposto. Lo dicono, anche questo io l'ho lasciato aperto. Però sì. Sono quelle le risposte.
Non mi sembra necessario articolare questa domanda. Infatti Lucia fa autrice delle domande aperte. Perché sono quelle che ti danno più ritorno, una ricchezza maggiore, sempre, capito? Sì. E perché devono fare lo sforzo di interrogarsi per primi loro senza trovare già Sì, diciamo l'idea di base è proprio di forzarli in qualche modo a questa riflessione al di là dell'esito che ha. Controtendenza alla direzione in cui si sta andando, però. Certamente. Cioè, basta pensare agli invalidi, tutto quello che verrà per le quinte, tutto quello che c'è. La didattica va in una direzione, noi si cerca di recuperare forse delle direzioni che sarebbero più. Ma diciamo, rispetto alle indicazioni nazionali è assolutamente coerente con le indicazioni nazionali questo tipo di approccio. La direzione è quella anche all'università, ormai i test che richiedono comunque abilità diverse anche rispondere al docente, sono abilità diverse rispetto alla risposta aperta. Sì, certo, però... Questa domanda, cioè nel senso, sì. Si va verso gli invalsi, no? Ora l'hanno tolte alle medie, però le seconde ormai, le superiori faranno tutti gli invalsi, li metteranno in quinta come condizione di accesso agli esami, quindi anche questo mi lascia un po' perplesso, perché io vedo che i miei ragazzi, anche quelli di quinta più grandi, se gli do i compiti a crocette, quindi scelta multipla, gli do gli esercizi da svolgere, per loro sono cose ben diverse. Certamente, non c'è dubbio che che i test a crocette implichino, mettano in gioco competenze diverse e anche competenze importanti, no? Perché se fatti bene, no? Naturalmente, quello va detto. Però qui è il discorso di sviluppare due cose essenzialmente. La capacità di riflettere su di sé, cioè sono capacità metacognitive che sono importanti, la capacità di riflettere su di sé e anche la capacità di comunicare il risultato di questa riflessione, quindi competenze linguistiche. Quindi, come dire, non è che questo sia in alternativa a altre, siccome si lavora su questo tipo, sullo sviluppo di questo tipo di competenze, allora non ci interessano altre competenze. Ci sarà anche il momento per sviluppare altre competenze, anche compresa quella di valutare davanti a un test a crocette e decidere come comportarsi, anche quello è importante, capito? Però rinunciare a sviluppare abilità metacognitive e competenze linguistiche, secondo me, ma anche secondo le indicazioni nazionali che sono in documento almeno per il primo ciclo, sto pensando a quelle del primo ciclo che sono il documento di riferimento, è assolutamente irrinunciabile. E sono d'accordo che non sempre si va in quella direzione, ma questo non significa che a maggior ragione bisogna lavorarci. È sicuramente più faticoso, questo non c'è mica, cioè diciamo c'è un malinteso senso spesso secondo me nella scuola, anche all'università, un malinteso significato che si dà all'espressione aiutare l'allievo, no? È tutto lì secondo me, perché spesso quando si fanno certe scelte l'insegnante è profondamente convinto di aiutare l'allievo, per esempio di mettergli le opzioni già scritte invece che fargli una domanda aperta. L'insegnante, ripeto, lo fa molto spesso in buona fede perché pensa che in questo modo l'allievo sia facilitato. Il problema è, ma veramente lo dobbiamo facilitare? O se volete, aiutare gli allievo, cosa significa veramente? Perché io posso pensare a un aiuto che si limita in quel momento rispetto a quella situazione, o posso pensare a un aiuto che invece si snoda in tempi molto lunghi e che riguarda tappe importanti del processo di apprendimento. Sono due idee completamente diverse. Non so se vi torna. Tra l'altro vale lo stesso come genitori, cioè qualsiasi educatore si trova, come dire, in questo conflitto. Cioè è molto più semplice evitare il disagio dell'allievo o del figlio perché stiamo meglio anche noi nel non vederlo a disagio, stiamo meglio anche noi nel avere la sensazione che quello che abbiamo fatto ha prodotto qualche cosa perché troviamo delle risposte sensate invece che delle risposte disarticolate come succede quando facciamo domande aperte, no? Quindi però ci dobbiamo interrogare su cosa produce questo aiuto in tempi lunghi.
Nel caso della rinuncia a fare domande aperte, non dico sempre, ma nella rinuncia a fare domande aperte produce quello di cui poi ci lamentiamo, penso. Prego. Contesto. Sì. Era di buttare sì. Delle cose sì. Che potessero stimolare magari la loro scrittura. Sì. Sì. Era questo. Sì, era sì. Un vincolare con le precedine. E per la precisione dell'esecuzione, il discorso anche di correttezza, di dare importanza a una correttezza formale. Non sto parlando dell'accuratezza preciso nel senso grafico. Mm-hmm. Ad esempio, organizzazione del conto. Okay. Quale usato a più non posso con errori, ma no. Ad esempio, ecco, anche su questo ci sono ragazzi che se ne rendono conto di non saperlo fare. Io l'ho risolto, ma l'ho scritto come è quello che, insomma, quello che lei mi chiede. Sì, sì. Mi viene in mente mentre parla che sarebbe interessante anche per l'insegnante rispondere a queste. A questi indicatori, no? Perché probabilmente quello che per molti di noi è importante, cioè non la precisione in senso formale, estetico, eccetera, ma insomma l'organizzazione, la strutturazione di un testo che funzioni e che sia anche comprensibile, è un aspetto che per noi insegnanti è importante, ma per molti ragazzi assolutamente no, ok? Quindi sarebbe anche interessante compilarlo insieme in qualche modo. Sul fatto che, appunto, lo vedremo dopo nel questionario sull'atteggiamento, sul fatto che dare alcuni indicatori in certi momenti possa essere utile, sicuramente può favorire anche la discussione fra i ragazzi, cioè il fatto di mettere delle cose cui loro magari non avevano pensato può sollecitarli a pensarci. E, vabbè, ora siamo noi che dobbiamo fare il punto. Ecco, qui sorvolo sempre per questione di tempo, questa era un'altra proposta interessante perché prevedeva due momenti dell'uso della scheda, un momento per quanto riguarda la valutazione, una verifica formativa, invece una sommativa, quindi presumo senza voto e con voto in qualche modo, presumo. Ed era interessante anche il fatto che in qualche modo questa proposta faceva dei riferimenti anche al contratto didattico, perché faceva riferimento a dei vincoli, insomma a delle clausole che si erano venute a stabilire fra l'allievo e l'insegnante. Prego. Sì, qui c'era su cosa basi la tua valutazione anche in questo caso qui, la scelta molto. Sì. Quindi era intesa formativa in tutti i sensi, formativa anche rispetto a quell'aspetto lì. Ok. E, appunto, la cosa che avevamo osservato era questa, diciamo, l'abbiamo chiamato link al contratto didattico perché c'era riferimento a quali sono le azioni di recupero suggerite dal docente che hai messo in atto, quindi si presuppone che ci sia stato in qualche modo un accordo di questo tipo qui. Ok. Anche qui vado velocemente perché qui secondo noi le modifiche non sono state sostanziali, alcune sono del tutto sensate, vanno a migliorare eccetera, poi a un certo punto si tratta anche di gusti, per esempio invece che ti piace più la teoria è più semplice, qui sono state introdotte quelle domande riquadrate, quindi ti senti portato, pensi che la matematica possa esserti utile. Delle modifiche dopo tutta la predica sull'impegno, scarsa attenzione in classe invece di scarso impegno, e poi una nuova che opinione pensi che insegnanti e compagni abbiano di te quando trovi difficoltà nella matematica, capite? Qui anche qua per esempio ci sono state introdotte
delle domande, noi suggeriamo delle modifiche a quelle introdotte, per esempio quale argomento di matematica ti piace o non ti piace, più cautamente ci sono argomenti che ti piacciono, no? E quali ci sono argomenti che non ti piacciono, però effettivamente anche quelle sono domande interessanti. Un'altra introduzione che ci sembrava interessante è l'ultima. Dove incontri più difficoltà, ma pensi che cambiando uno o più argomenti del programma di matematica potresti superare tali difficoltà? Ci sembrava però ambiguo cosa vuol dire cambiare degli argomenti del programma, e quindi cioè, come dire, suggerivamo cosa cambieresti per superare le tue difficoltà. Poi qui c'era un riferimento a un'attività molto specifica, cioè quella della costruzione. Probabilmente gli insegnanti che l'hanno fatto si riferivano al segmento che stavano facendo in quel momento, ma più in generale, per esempio, tra geometria e aritmetica, quale ti piace di più, dove trovi più difficoltà, oppure fra una serie di, elencando gli argomenti che l'insegnante sta facendo in quel periodo. Ok. Vabbè, poi qui c'era qualche osservazione sul... è vero, per esempio, il discorso dell'intelligenza, no? Qualcuno lo sente come un po' pesante, non sono abbastanza intelligente, eccetera. Però se un ragazzo lo pensa è importante saperlo. Quindi anche se, come dire, qui si è detto politicamente scorretto, però potrebbe essere interessante vedere... Chiaramente non è l'idea dell'insegnante, ma se è la percezione dello studente è interessante che venga fuori. Vabbè, questo è l'ultimo arrivato stamattina. Erano delle piccole modifiche, per esempio intelligenza di tipo diverso da quello necessario, che effettivamente è un po' contorto, insomma non è facile da capire, proponeva sono più portato in altre materie, fattori emotivi che può essere difficile da comprendere, mette paura, mi crea ansia e mi crea blocco, eccetera. Io qui finirei, perché se no non andiamo avanti, e vi chiederei per il laboratorio di stasera di mandarci le cose possibilmente entro una settimana prima dell'incontro, in modo che abbiamo la possibilità di guardarle. Comunque ora, come vi dicevo, tutti questi materiali, così come li vedete, senza le nostre riflessioni, tanto avrete anche la presentazione, le facciamo mettere sul sito, così potete provare, sperimentare, eccetera. Qualche altra osservazione su questa parte? Vi è sembrato utile lavorarci? Vabbè, allora direi andiamo avanti. E andiamo avanti e ci concentriamo sulle difficoltà che abbiamo chiamato locali, cioè circoscritte a un argomento o a più argomenti, ma comunque non diffusa a tutti gli argomenti. Allora è chiaro che se uno studente mostra difficoltà, che so, solo sui triangoli, che ne so, e però non ha difficoltà in nessun altro campo, allora in qualche senso rispiegargli i triangoli sembra sensato, ok? Mentre appare poco sensato se quello ha difficoltà su tutto, d'accordo? Però il fatto che abbia senso lavorare su quell'argomento non significa poi che abbia senso semplicemente ripetergli le cose come gliel'ho già detto, sono due cose diverse. Okay? Quindi appunto il fatto che abbia senso un intervento specifico sull'argomento in cui si sono rilevate queste difficoltà locali non significa che posso ridurre questo intervento alla semplice ripetizione di quanto è già stato detto e fatto in classe per introdurlo. D'accordo? E il discorso è che un intervento di questo tipo, che poi è l'intervento standard di recupero, cioè che consiste nella ripetizione di uno o più argomenti, eccetera, in qualche modo assume implicitamente che l'errore o la mancata risposta corretta, l'incapacità di rispondere, eccetera, sia frutto di conoscenze insufficienti. E quindi per superarlo si tratta di ripercorrere l'insegnamento degli argomenti in gioco. Questa è l'assunzione che c'è sotto, d'accordo? Che è una visione di fatto semplicista rispetto alla complessità del processo di apprendimento. La complessità del processo di apprendimento, dico solo due parole su questo, molti di voi l'avranno già sentite, la complessità del processo di apprendimento è evidenziata dal modello di apprendimento che si chiama costruttivista, che è poi il modello che viene condiviso ora sicuramente in educazione matematica, ma non solo. Cosa si intende per modello costruttivista? È un modello che supera
la visione, il modello tradizionale dell'apprendimento, che era quello del travaso di fatto, no? Cioè dove l'allievo è un contenitore vuoto da riempire, l'insegnante riempie, no, con opportunamente questo contenitore. Poi le metafore hanno, cioè sono molto forti, perché uno a quel punto intende che l'allievo, questo contenitore, non si riempie perché magari è rotto, no? Cioè il processo di riempimento funziona benissimo, ma è il contenitore che è rotto e quindi non si ottiene il risultato sperato. Cioè, oppure che l'allievo è una tabula rasa, come si diceva una volta. Ecco, questa visione tradizionale in effetti è implicita in molte scelte della pratica didattica, per esempio nella scelta di una didattica fatta solo attraverso lezioni frontali. Si assume che io spiego, in qualche modo tutto questo arrivi. Okay? Dicevo, ed è stata messa in discussione dalla ricerca sull'apprendimento di fatto. E l'apprendimento ora viene visto come attività costruttiva, in che senso? Che perché ci sia effettivamente conoscenza, perché acquisisca conoscenza l'allievo, se la deve in qualche modo costruire da sé, cioè deve partecipare attivamente a questo processo di costruzione. Questo è legato a una visione più in generale dell'individuo, dell'essere umano, come un soggetto che è sempre attivo nell'interpretare l'esperienza. Il bambino piccolissimo interpreta l'esperienza, cioè quando sistematicamente impara dal seggiolone a buttare giù gli oggetti, lo fa perché ha cominciato a vedere che l'oggetto casca, prevede che caschi e quindi gioca con l'esperienza passata e quella futura. Cioè, quello che il frutto dell'interpretazione dell'esperienza passata serve a tutti noi per anticipare l'esperienza futura, cioè per non trovarci disarmati di fronte all'esperienza che capiterà. Okay? Quindi in questo senso l'individuo è un soggetto attivo che sempre, continuamente interpreta l'esperienza, che abbia pochi mesi o che abbia 90 anni, sempre l'individuo è impegnato in questo processo di interpretazione dell'esperienza. Il risultato di questa interpretazione sono quelli che alcuni chiamano schemi, poi in psicologia si chiamano con diversi nomi, ma si possono chiamare anche convinzione, cioè tutti noi costruiamo continuamente convinzioni su tutto, okay? Interpretando la nostra esperienza, e con queste convinzioni affrontiamo l'esperienza futura. Qui si vede molto bene tutto, come dire, il gioco anche dei pregiudizi, no? Cioè quanto è difficile sradicare certe convinzioni che ci siamo costruiti, anche se l'esperienza in realtà le contrasta in qualche modo. Okay? Cioè, sono temi secondo me molto interessanti. Comunque, dal punto di vista che ci interessa, concentrandoci sull'allievo, l'allievo fin da piccolo, quindi l'allievo, il bambino, costruisce convinzioni su tutto, in particolare sul mondo degli oggetti fisici, sul mondo degli organismi viventi, sul mondo degli esseri umani. E queste convinzioni, tra l'altro, sono strutturate in vere e proprie teorie, cioè sono organizzate. Naturalmente sono teorie, come si dice, ingenue, non sono quelle, come dire, vere, quelle scientifiche, eccetera. In particolare i bambini piccoli si fanno un'idea del perché l'acqua è blu, perché piove, perché il sole va giù, tutte queste cose. Ripeto, sono teorie ingenue, però gli psicologi, in particolare Gardner, che è stato allievo di Brunner, nel libro Educare al comprendere, dice che secondo lui il fallimento, lui parla del fallimento del sistema scolastico occidentale, dipende proprio dal fatto che l'insegnamento non si è mai preoccupato di agganciarsi alle teorie ingenue del bambino o anche dell'allievo più grande, mica solo del bambino. Okay? Quindi, come dire, si insegna convinti che poi l'allievo da solo autonomamente sostituirà le sue teorie ingenue con quelle giuste, ufficiali, eccetera, e butterà via quelle ingenue, da solo farà questo sforzo. Le ricerche dimostrano che non è assolutamente così, cioè che se nell'insegnamento non riusciamo ad agganciarci a quello che il bambino, il ragazzino, il ragazzo anche più grande si porta dietro a scuola interpretando l'esperienza passata, se noi non riusciamo ad agganciarci, allora c'è il rischio che quello che noi gli insegniamo vada su un binario parallelo a quello che lui ha dentro di sé, senza scalfirlo assolutamente, e che quindi nell'allievo, anche in allievi grandi, anche a volte negli esperti, ci sono dei libri molto belli su questo, coesistono le teorie ingenue
che ha fin da bambino, e invece le teorie, come dire, ufficiali che le sono state impartite a scuola, che possono essere tranquillamente in conflitto, e a seconda della situazione possono venire fuori le une o le altre. Gli studi più interessanti, più belli, sono nel campo della fisica, le teorie ingenue in fisica. E un esempio classico è questo: si chiede a studenti di fisica americani di prevedere il moto della pallina all'uscita del tubo, e anche studenti di fisica rispondono così, cioè come se la pallina facesse così. La cosa interessante è che se agli stessi studenti, nell'ora di fisica, il professore di fisica pone il problema in questo modo, allora gli studenti, non tutti naturalmente, ma fanno ricorso alle conoscenze che sono state impartite, in particolare da quel professore di fisica, nelle altre ore di fisica. Okay? Quindi, come dire, in quell'altra situazione, magari il contesto era diverso, che so, erano a mensa, in autobus, incontrati per strada, intervistati, eccetera, e allora facevano ricorso alle teorie ingenue. In una situazione più marcata, che evoca più chiaramente il contesto della fisica, allora fanno ricorso effettivamente alle teorie, quelle più corrette. E questo mette in evidenza, tra l'altro, una cosa importantissima di cui noi insegnanti siamo perfettamente consapevoli e che usiamo per i nostri obiettivi, che è il ruolo del contesto. Perché a tutti noi, a me è capitato tante volte quando preparavo i compiti per gli studenti del primo anno di università, quando prepariamo una verifica, quante volte vi viene fatto di dire: beh, se la scrivo così non me la fanno, no? Se ci metto questi numeri, a volte basta cambiare i numeri, a volte basta cambiare le parole, a volte basta cambiare l'ordine di una frase, è vero o no? Quindi noi cosa stiamo cercando di fare in quel momento lì? Stiamo cercando di fare in modo, cioè di marcare il contesto in modo che l'allievo riconosca in quello che legge qualche cosa che evochi quello che le abbiamo spiegato, quello che le abbiamo insegnato, è vero? Quindi noi conosciamo il ruolo del contesto, c'è un piccolo dettaglio fastidioso che è, se noi vogliamo sviluppare competenze dobbiamo fare esattamente l'opposto, perché in questo modo competenze non le possiamo sviluppare, perché lo sviluppo di competenze richiede che in vari contesti rispetto a vari obiettivi lo studente sia in grado di utilizzare le risorse più opportune. Okay? Comunque. Quindi il ruolo del contesto è una conseguenza molto importante del modello costruttivista dell'apprendimento. Allora, legato a questo fatto che l'allievo interpreta tutti i messaggi dell'insegnante, non solo, in realtà interpreta, cioè messaggi espliciti e impliciti dell'insegnante, compreso come si veste, sapete bene, soprattutto che i ragazzini più piccoli, è l'idea di misconcetto o misconcezione. Cosa si intende? Che appunto in contesto scolastico, io ci ho messo la matematica, ma ovviamente è un concetto assolutamente trasversale, ci sono tutti questi poli, allievo, matematica, insegnante, tutte queste interazioni. In particolare l'insegnante manda continuamente messaggi espliciti e intenzionali all'allievo. Ora, in questa ottica, cioè secondo il modello costruttivista, l'allievo interpreta questi messaggi dell'insegnante e lo fa naturalmente. Ogni allievo può interpretarlo in modo diverso, perché lo fa alla luce delle conoscenze che già ha, delle convinzioni che ha già costruito, delle esperienze che ha fatto, di tante cose. Okay? Quindi può capitare che l'interpretazione che dà l'allievo di quell'argomento che io sto spiegando, di quel concetto eccetera, sia diversa da quella che io vorrei, diversa da quella, diciamo, legittima, ufficiale, okay? Possiamo dire distorta, tra virgolette, ok? Allora, appunto, in questo caso si parla di misconcetti. Quindi, come dire, ci sono dei ricercatori che dicono che mentre l'insegnante è molto attento al programma curriculum trasparente, cioè quello delle indicazioni nazionali o quello che è, eccetera, o quello che il curriculum che ha costruito per i suoi allievi, è meno attento al curriculum che parallelamente i 25 ragazzini qua davanti costruiscono. Cioè, a fronte del mio curriculum trasparente che io tengo sotto controllo, questi 25 ragazzini stanno costruendo 25 curricula personalizzati, nascosti, che rimangono però nascosti, in cui in particolare le mie frazioni, no? La mia riflessione su
sul prevedere da una frazione che tipo di, no? In realtà si concretizza nel loro curriculum in modo completamente diverso, perché viene interpretato. E quindi questo, legandoci al discorso delle difficoltà locali, quando allora riprendo un argomento, in realtà anche quando lo spiego per la prima volta, dovrei come insegnante tenere presente il fatto che tutto quello che dico viene interpretato. In particolare ci sono dei misconcetti molto frequenti, ma ci sono anche dei misconcetti che io non riesco a immaginare se non chiedo esplicitamente al ragazzino: spiegami come hai ragionato. Alcuni sono assolutamente originali, alcuni diciamo piuttosto diffusi, per esempio l'interpretazione delle procedure. Ora, quello che ci dice questo approccio è che gli errori, soprattutto gli errori sistematici, possono essere dovuti non al fatto che uno applica in modo scorretto una procedura corretta, ma al fatto che applica in modo corretto una procedura scorretta. E questo, qui c'è un esempio sulla sottrazione, ma vale per qualsiasi cosa, divisione, gli integrali, qualsiasi cosa, capite? Laddove c'è una procedura da seguire, può essere benissimo che l'interpretazione dell'allievo sia scorretta, ma lui non se ne rende conto, e quando la va a applicare, la applica sistematicamente. Quindi quello, un segnale per l'insegnante, è quando vede che ci sono degli errori sistematici. Qui per esempio, lo vedete l'errore sistematico? E tutte le volte sottrae il più piccolo dal più grande indipendentemente dalla posizione. E quindi quello che viene fuori è che l'errore è dello stesso tipo. Allora questo è un campanello d'allarme per l'insegnante, cioè gli suggerisce che c'è qualche cosa, cioè che non è una svista, che non è, ok? Quindi per esempio 2 meno 6, come se dicesse, non si può fare, faccio 6 meno 2 fa 4, 5 meno 4 1. E così in tutti, ok? Poi l'allievo interpreta termini simili. Pensate quante parole specifiche introduciamo in matematica, quanti simboli. Beh, tutti questi c'è un'interpretazione. Per esempio spigolo, no? Che quando i bambini sono piccoli è il vertice. Tra l'altro questo succede, lo vedremo dopo, in particolare con quelle parole che si usano anche nel linguaggio quotidiano, ma con significati diversi, sono estremamente insidiosi. Rombo, altezza, il segno di uguale e altri. L'altezza di un triangolo, assolutamente tipico, perché in genere si introducono così, e si introducono così, cosa intendo dire così? Che c'è la famosa base, cioè il lato su cui cade l'altezza che stiamo introducendo, è orizzontale. Perché la facciamo orizzontale? Perché siamo cattivi? No, perché vogliamo mettere in evidenza la perpendicolarità, e a livello percettivo non c'è dubbio che sia molto più immediata cogliere questa perpendicolarità se un segmento è verticale, è orizzontale, e l'altro è verticale. Però se io presento solo situazioni di questo tipo, come fa l'allievo a distinguere la proprietà intrinseca dell'altezza, che in realtà esprime una relazione, perché la relazione di perpendicolarità ha qualche cos'altro, da invece la proprietà di essere verticale? Come fa a distinguere, a discriminare se contemporaneamente l'altezza è sia perpendicolare che verticale? Quindi in qualche modo questo, diciamo, questo esempio funziona come una specie di modello primitivo, come un imprinting, per cui appunto il ragazzino non sa più discriminare fra la verticalità e l'essere perpendicolare, e quindi quando poi gli date un triangolo messo così, fa così, ok? Quindi appunto quello agisce come modello primitivo, e quindi questo è un tipico misconcetto, cioè in cui l'allievo interpreta l'altezza come un segmento verticale e quindi sistematicamente lo fa verticale. L'errore è sistematico. Naturalmente l'errore è sistematico, ma emerge solo in situazioni non standard, perché se io continuo a dargli triangoli di un certo tipo, lui non fa l'errore, ma semplicemente perché non c'è occasione per l'errore di emergere. Anche questo è interessante, perché è molto importante che noi riusciamo a dare occasioni per far emergere l'errore, cioè situazioni non standard. E qui si nota anche l'influenza del linguaggio, perché altezza è una parola usata nel linguaggio quotidiano e in genere in contesti in cui è verticale.
quindi anche questo non aiuta. Il segno di uguale, sul segno di uguale ci sono tantissimi studi che evidenziano addirittura 50 interpretazioni diverse del segno di uguale. La più diffusa è quella che si vede nell'espressione scritta lì. 1063 più 217 uguale 1280 meno 425 uguale 855. È chiaro che è sbagliato, perché non c'è assolutamente, non è vero che quello che è a sinistra dell'uguale è uguale a quello che è a destra. Però è come se lo studente leggesse 1063 più 217 fa 1280 meno 425 fa 855. È diffusissimo questo modo di scrivere. E alcune ricerche carine con bambini piccoli mettono in evidenza che quando i bambini si propongono scritture tipo 4 più 5 uguale 3 più 6, questi dicono non vale, perché dopo l'uguale ci deve essere la risposta, non un altro problema, ok? E quindi 4 più 5 uguale 9 va bene, 3 più 6 uguale 9 va bene, ok? Ecco, questo è un tipico misconcetto, questo uso dell'uguale come comando, però è importante che l'insegnante sia consapevole, che i bambini siano consapevoli per poterlo superare, per poterlo mettere in discussione e superare. Su questo c'è una discussione che mi mandò una volta un insegnante di scuola primaria, che aveva chiesto quanti giorni di vacanza abbiamo avuto quest'estate in alcune classi, e i bambini che avevano dato, diciamo, la risposta finale corretta avevano scritto così, dove era 30 giorni di giugno meno 10 giorni di giugno fa 20, poi ci aggiungo 31 di luglio fa 51, ci aggiungo 31, eccetera eccetera. Quindi l'insegnante in un'altra classe chiede ai bambini, in quella che si chiama la discussione collettiva, cioè proprio discutendo tutti insieme collettivamente, dice: secondo voi questo calcolo fatto da due bambini di terza è giusto? E i bambini dicono sì, e anche loro spiegano sì, perché 10 giorni ci tolgono. Quindi nessun bambino in modo spontaneo si sofferma sull'aspetto formale, sull'uso dell'uguale, assolutamente no. Però l'insegnante non demorde, allora chiede esplicitamente, cioè cambia la domanda e chiede cosa significa il segno uguale in matematica. Cosa vuol dire essere uguale a? Quel segno lì in matematica che significa, no? Quel segno lì. Tant'è vero che un bambino, questo insegnante mi ha mandato due pagine di più pagine di trascrizione fatte in due classi. Io vi faccio vedere qualche riga, ma sono bellissime tutti gli interventi. C'era un bambino che diceva, beh, lo dice, il simbolo lo fa vedere perché il pezzo sopra è uguale a quello sotto, e quindi si capisce che vuol dire uguale, capito? Vuol dire che viene il risultato. Tu per fare l'uguale devi fare prima l'operazione, poi devi fare l'uguale, così ti viene fuori il risultato. Uguale significa avere un risultato in un'operazione, in una moltiplicazione, così. Allora alla fine, no, io me ne ho scritto solo 3 o 4, l'insegnante conclude e dice: ma allora se io scrivo 8 uguale 8, va bene? No, devi anche metterci più 0, perché sennò non si capisce. Devi metterci anche qualcosa. Questo, in questa discussione l'insegnante ha colto con mano questo misconcetto fortissimo dei bambini. Oh, questo misconcetto non è che sia nato assieme ai bambini al nido, no? Cioè, chiaramente un certo modello primitivo in cui faccio sempre l'operazione da una parte, il risultato a destra, e non inverto mai, chiaramente ha la sua responsabilità. In generale con i misconcetti, soprattutto quelli tipici, è sempre così. Cioè se io non dico mai scrivi 5 come somma di due numeri, ma faccio sempre 3 più 2 uguale, 7 più 5 uguale, eccetera, poi è chiaro che quell'uguale lì assume un significato diverso. Uno potrebbe dire, va bene, sono bambini, cresceranno, passerà, no? In realtà i misconcetti sono fetenti, perché un misconcetto che nasce in un certo momento, in un certo contesto, può giocare un ruolo molto importante in tempi diversi, più lontani, e in contesti apparentemente completamente diversi. E qui un esempio, Alice, ora che ha 35 anni, mia figlia, posso chiamarla, cioè quando era piccola le davo un nome d'arte, ma ora posso chiamarla com'è. E, era in prima liceo classico,
Qui dico sempre che le interazioni fra coi figli è meglio evitarle, no? Perché vuol dire farsi del male e basta, e fare del male ai figli, perché fare figli e studenti insieme, fare genitori e insegnanti assieme, insomma, vuol dire complicarsi la vita. Però appunto era un'emergenza, giorno prima del compito, e doveva risolvere un'equazione di secondo grado, e porta di là. Allora, gli ottimisti dicono, vabbè, ma uno l'ha fatto giusto, no? Quindi, insomma, non è poi così male. In realtà, chiaramente, se uno si limita all'osservazione di questo, non ha elementi per dire cosa può essere una svista, effettivamente. Quindi, chiaramente, c'è, come dire, un supplemento di osservazione in questi casi. Cioè, uno gliene fa fare 3, 4, 5 e si rende conto, cioè, in quel caso, mi rendo conto che lei, effettivamente, li porta di là con una certa, diciamo, disinvoltura. E quindi le spiego, no? E mi sembrava anche di spiegare bene. Le spiego perché, il famoso perché, no? Perché. E probabilmente nello spiegare perché le dico qualcosa di questo tipo. Se aggiungi la stessa quantità o togli la stessa quantità da tutte e due le parti, non cambia niente. Voi mi fate sì, perché voi capite perfettamente quel mio non cambia niente cosa significa. Non cambia niente vuol dire che se erano uguali prima, continuano ad essere uguali. Ok? E Alice mi risponde così: non sarò certo io a contestare una regola che tutti accettano, mi adeguo senz'altro. Ma nessuno mi potrà mai convincere che se aggiungo la stessa quantità ai due membri di un'equazione non cambia niente. Se voi avete una visione dell'uguale come comando, è certo che cambia. Perché non, intanto come comando non è vero che quello a sinistra è uguale a quello a destra, no? E quindi non può essere vero che aggiungendo non cambia niente. E viceversa, se aggiungo, il risultato aumenta. Capite? Quindi un misconcetto come quello dell'uguale, che sembra, come dire, contenuto, circoscritto a un contesto, a un momento, eccetera, in realtà se non ci si lavora sopra può avere delle conseguenze anche in contesti e momenti completamente diversi. Altri esempi, il concetto di insieme, tipici, qui io vi sto dicendo dei tipici misconcetti studiati anche dalla ricerca che ogni insegnante ha toccato con mano, ma ripeto, ci sono anche casi di misconcetti, come dire, idiosincratici che lo studente costruisce che noi non riusciamo a immaginare. Per esempio, in contesto completamente diverso, in italiano, un collega mi diceva di sua figlia che quando aveva fatto i verbi riflessivi aveva costruito questa interpretazione dei verbi riflessivi, che sono i verbi che descrivono azioni che si fanno allo specchio. Un po' perché è riflessivo, no? Riflettere, eccetera. Un po' perché probabilmente il discorso del modello primitivo, magari i primi esempi fatti erano lavarsi, pettinarsi, no? E quindi lei è un po' come l'altezza che era sempre verticale, quindi erano tutti verbi che casualmente avevano in comune questo fatto qui. Quindi per lei verbi riflessivi, no? Allora, quindi è chiaro che non è facile, cioè con tutta l'esperienza che uno può avere, la fantasia, immaginarsi un misconcetto di questo genere. Quindi sicuramente i nostri studenti costruiscono i misconcetti che, se noi gli chiediamo ma mi spieghi come hai ragionato in presenza di un errore sistematico, difficilmente li individuiamo. Concetto di insieme, misconcetto più diffuso, è che tutti gli elementi di un insieme devono avere una proprietà in comune. Questo è un misconcetto alimentato anche dai libri di testo. La moltiplicazione fa ingrandire e la divisione fa diminuire. Anche questo sembra poco pericoloso, in realtà ha delle conseguenze molto importanti, soprattutto in situazioni di problemi in cui uno in realtà quando va a decidere, per esempio ci sono degli esempi molto belli nelle prove PISA di questo tipo, in cui uno quando va a decidere il tipo di risultato che si aspetta, se più grande o più piccolo, magari fa una valutazione di quel tipo e decide l'operazione di conseguenza. Quindi se si aspetta un risultato più grande fa la moltiplicazione, se è più piccolo fa la divisione. Un numero è negativo se solo se nella sua rappresentazione compare esplicitamente il segno meno, quindi meno A è sicuramente negativo. L'uso delle parentesi in modo idiosincratico, anche questo, per esempio, un tipico uso è questo qui. Non la metto in x più 1 e poi faccio correttamente, quindi è come se io la usassi come una stenografia personale per ricordare a me stesso, per segnalare a me stesso le precedenze, non per comunicare agli altri. Capite? Questo è un misconcetto.
il concetto di funzione. Misconcetti ce ne sono tanti, identificazione della funzione con il suo grafico, la convinzione che non si possa parlare di funzione se non c'è, se non si può tracciare il grafico, la convinzione che non si possa parlare di funzione se non c'è una rappresentazione algebrica, la convinzione che tale rappresentazione debba essere unica, cioè in tutto il dominio deve esserci solo una rappresentazione algebrica, e quindi quelle definite a tratti in qualche modo sono riconosciute come tante funzioni messe insieme e non come un'unica funzione, sono diffuse. Ovviamente, ripeto, in tutti questi misconcetti che sono veramente diffusi a livello didattico, entra in gioco una certa responsabilità degli esempi che si fanno e anche di un certo tipo di insegnamento. Per esempio, il fatto che un numero è negativo se solo se c'è il meno davanti, se noi facciamo una specie di, come dire, di autocoscienza, no? Quando prendiamo il piano cartesiano, ci mettiamo sempre, no, sul quadrante in cui i numeri, sia ascisse coordinate, sono positive per levarci. Cioè, ci tendiamo a semplificare le cose. Pensate quando diamo le equazioni o addirittura i sistemi. Si parla di sistemi a coefficienti, no? In cui i coefficienti sono reali, eccetera. Ma quando mai si mettono coefficienti reali? Io penso che si vada solo con numeri interi da meno 10 a più 10, no? Negli esempi che si leggono, eccetera. Perché lo facciamo? Anche lì lo facciamo con un'idea, come dire, propositiva, cioè non vogliamo mescolare le difficoltà legate al concetto con le difficoltà legate al calcolo. Però se noi facciamo sempre così, e poi a un certo punto i ragazzini penseranno che i numeri reali poi sono i numeri fra meno 10 e 10, i numeri interi fra meno 10 e 10. E l'ultima cosa, così poi possiamo fare il break e poi il laboratorio, è il linguaggio. Il linguaggio è fonte incredibile di difficoltà e di interpretazioni distorte. Ci sono delle, in particolare quello che incide sulle difficoltà sono le differenze fra il linguaggio matematico e il linguaggio quotidiano, che sono molte, e più che molte sono molto profonde, e sono in qualche modo inevitabili, perché l'insegnante non è che parla sempre matematica, cioè l'insegnante inserisce i discorsi di matematica in un linguaggio quotidiano, da quando dice oggi facciamo le funzioni, poi parla in italiano e poi scrive 3-4 cose in matematica. Quindi c'è questa contaminazione che rende veramente molto difficile le cose. A volte, l'abbiamo già visto, le difficoltà nascono da una sovrapposizione dei due linguaggi. Per esempio, ipotesi-tesi. Ipotesi è usata nel linguaggio quotidiano con un significato completamente diverso da quello matematico, anche nel linguaggio scientifico, tra l'altro, non matematico. Abbiamo visto angolo, spigolo, altezza, eccetera. A proposito di questo tipo di problema, qui una prova in Valsi di quinta primaria in cui si chiedeva quale dei seguenti numeri è più vicino a 100, e c'erano diverse opzioni. Questa è la risposta giusta che ha avuto meno della metà delle scelte, e questa è una delle risposte sbagliate che ha avuto di più di quella giusta, cioè quasi tutte le risposte sbagliate sono concentrate su questa. Allora, l'interpretazione che viene data, anzi diciamo a priori l'opzione viene scelta in qualche modo per, è che chi sceglie questa opzione non padroneggia la scrittura decimale dei numeri, non controlla la scrittura decimale dei numeri. In realtà le cose non sono così semplici. Nell'esperimentazione che abbiamo fatto sulle prove in Valsi, abbiamo chiesto spiega come hai ragionato. E allora, molti bambini dicono non abbiamo considerato i numeri successivi a 100 perché il numero più vicino a 100 vuol dire che non c'è ancora arrivato. E per appoggiare questa posizione fanno degli esempi. C'è chi dice, per esempio, il mio babbo dice che il suo stipendio è vicino a 1200 euro, ma è di meno, no? Oppure quando si dice arrivato vicino al traguardo vuol dire che c'era poco, ma non c'è arrivato. Quindi questa idea, effettivamente, in molti contesti la parola vicino nel linguaggio quotidiano viene utilizzata come vicino, ma senza averlo raggiunto. La cosa interessante è che, chiedendo ai bambini, ma allora come formulereste il problema per farlo capire meglio,
dicono quale di questi numeri, andando avanti e indietro sulla retta dei numeri, si avvicina di più a 100, capite? Quindi qui è chiaro anche, se noi non capiamo cosa c'è dietro questa risposta, noi tendiamo a interpretare questo errore come qualche cosa che non è, quindi magari noi lavoriamo sulla scrittura decimale quando in quel momento lì non è assolutamente il caso. E vedete come semplicemente chiedendo spiega come è ragionato, chiaramente quando dico spiega come è ragionato, io assumo che il bambino abbia ragionato. E non lo dico con ironia, è chiaro che se noi siamo convinti che lo studente ci sta rispondendo a caso, no? La strada spiega come è ragionato non funziona, se lui effettivamente ha risposto a caso. C'è anche fonte di errori l'uso diverso dei connettivi dell'implicazione. La congiunzione, che è quello più semplice, però in matematica, se io dico 6 è un numero pari e divisibile per 3 o 6 è un numero divisibile per 3 pari, ha lo stesso significato. In italiano, se io dico l'ho visto e ho cambiato strada, oppure ho cambiato strada e l'ho visto, il significato è completamente diverso. Cioè in realtà c'è un'accezione di causalità la E nel linguaggio quotidiano, cioè può avere anche questa. Peggio ancora con l'implicazione, sappiamo bene che molti studenti tendono a invertire tranquillamente l'implicazione, quindi se un numero è divisibile per 4 allora è divisibile per 2, dedurre anche che se un numero non è divisibile per 4 allora non è divisibile per 2, cosa che naturalmente in matematica non è legittima. Ma in italiano il genitore che dice al figlio se sei promosso ti compro il motorino, in realtà vuol passare il messaggio te lo scordi il motorino se non sei promosso, no? Quindi in realtà nel linguaggio quotidiano l'implicazione è in genere o comunque spesso utilizzata con una doppia implicazione. Ma ci sono differenze più globali e anche più interessanti. Il ruolo del contesto, di cui si è tanto parlato, è molto più forte. Cioè, in matematica non c'è che io dica 3 più 4 uguale 7, o che lo dica triste o che lo dica allegro, non è che cambi. Magari i miei studenti lo interpretano in modo diverso, però non dovrebbe essere così, no? Dico in modo diverso perché quando per esempio si passa e si rilegge quello che hanno scritto i ragazzi, a seconda del tono con cui lo rileggiamo, loro leggono dei significati impliciti, no? Ho sbagliato, non è giusto, devo rifarlo. Nel linguaggio quotidiano l'interpretazione di un messaggio è fortemente condizionato da altri linguaggi di accompagnamento. Il tono della voce, l'espressione del viso, la postura, cioè la situazione di comunicazione. Per cui io posso dire a uno sei antipatico, ma lo dico in un tono scherzoso, affettuoso, eccetera, ed è in realtà non voglio dire assolutamente che è antipatico. E più in generale le regole di comunicazione del linguaggio quotidiano sono, quelle studiate dalla pragmatica, sono regole che hanno delle implicazioni molto forti se poi vengono applicate nel linguaggio matematico, in cui invece non valgono. Vi faccio qualche esempio. Intanto, interazione. Scusi, se allora? Sì, grazie. Oppure no? Il grazie si può anche togliere, no? Allora noi ridiamo leggendo questo, però se dal punto di vista del significato è molto più corretta questa interazione che scusi se allora sono le 6, perché scusi se allora vuol dire se la sa o non la sa, sì la so o no non la so. Quindi a noi fa ridere giustamente perché noi sopravviviamo più o meno nella vita, nelle relazioni con gli altri, eccetera, proprio perché spesso prescindiamo dal significato, ma invece badiamo a quello che si chiama il senso, e il senso è determinato dal contesto in cui avviene la comunicazione, ok? Quindi in realtà noi interpretiamo scusi se allora, la domanda scusi se allora, noi non badiamo al significato, ma badiamo al senso, ed è, ripeto, il ruolo del contesto che dirige l'attribuzione di senso. Un altro esempio, dov'è Carlo? C'è una Volkswagen gialla davanti a casa di Anna. Allora, i linguisti ci dicono che due persone che comunicano cooperano per comunicare. Allora, se noi assumiamo che queste due persone stanno cooperando perché vogliono comunicare, noi
deduciamo, anche se la parola dedurre non è quella corretta, che Carlo ha una Volkswagen gialla e che quindi Carlo è davanti a casa di Anna, ma non c'è scritto da nessuna parte. Quindi questa è un'inferenza che noi facciamo non interpretando il testo, ma assumendo che queste due persone stiano comunicando, ok? E quindi sono quelle che i linguisti chiamano implicature conversazionali. Un'altra, chi la, qualcuno di voi la conosce, ho buttato un uovo contro il muro e non si è rotto. Questo è anche un test di lucidità in genere. Cos'è che non si è rotto? Come la interpretate questa frase? Interpretate che non si è rotto l'uovo. Ho buttato un sasso contro il vetro e non si è rotto. Qui? Il vetro. Siete lucidi, ok. Però come mai le interpretate così? La prima, per esempio. Perché pensate che non si sia rotto l'uovo? In base all'esperienza si rompe l'uovo o no? In base all'esperienza l'uovo si rompe, quindi in base all'esperienza dovrei pensare che si è rotto l'uovo. Perché invece la interpreto che non si è rotto l'uovo? Perché se non si fosse rotto il muro non ci sarebbe bisogno di dirlo, sarebbe ovvio. Quindi si tende, quando si ascolta un messaggio, a meno che non siano situazioni particolari in cui non si vuole comunicare, tipo 2 minuti in ascensore o cose di questo genere, ma se voglio comunicare, assumo che quello che vuole comunicare con me, che mi dice qualche cosa, intenda darmi la massima informazione possibile. Se non c'è informazione è inutile dire le cose, ok? Ora, questa è una cosa profonda del linguaggio quotidiano e ha delle implicazioni fortissime in matematica. Per esempio, questo qui è un quadrato, ma in matematica, se io chiedo questa figura è un rettangolo, in matematica sì, perché il quadrato ha anche le proprietà del rettangolo, quindi un particolare rettangolo. Quindi io vorrei che i miei ragazzi dicessero sì, questa figura è un rettangolo, ok? Ma nel linguaggio quotidiano, se assumiamo il principio della massima informazione, non diremmo mai che questo qui è un rettangolo, perché tendiamo a dare più informazioni possibili. E allora perché dobbiamo tacere che è un quadrato, cioè che è qualcosa di più di un rettangolo? Non so se mi spiego. Quindi questo, capite, non è un discorso del significato della singola parola, è qualcosa di molto più profondo. Capite, per esempio, sulle definizioni, cioè nel linguaggio quotidiano, quando io voglio caratterizzare qualcosa, più cose dico, più aumento la possibilità che l'oggetto sia identificato, cioè più lo descrivo, più ne parlo, meglio è. Nel linguaggio matematico io vorrei che i miei ragazzi dessero delle definizioni essenziali, cioè non dicessero delle cose che sono conseguenze di altre. Capito? Quindi sono proprio due mondi diversi, due modi di parlare diversi. Allora è chiaro che nel quadro che si diceva prima, no? L'allievo interprete di quello che dico, eccetera, tutte queste cose entrano in gioco. Quando parlo di frazione, quando parlo di integrale, quando parlo di numeri, qualsiasi cosa io dica, entrano in gioco in modo spesso sottile tutti questi aspetti. Detto questo, comincio a dirvi cosa abbiamo pensato per il laboratorio e poi facciamo il break. Il laboratorio su questa parte di oggi, che è sulle difficoltà che abbiamo chiamato locali, l'abbiamo pensato in questo modo. L'abbiamo pensato come un lavoro sulla progettazione di un questionario prima o dopo, ora vi rifaccio vedere alcune cose. Vi ricordate, c'erano le domande prima che erano le stesse dopo. Un'avvertenza, qui è una versione in cui proprio per aumentare la percezione del confronto è complicata da scrivere, è complicata da gestire, ci sono le domande prima e le domande dopo. Chiaramente uno può fare il questionario prima e poi dopo un questionario che è esattamente identico, ma senza fare lo sforzo di mettere tutto su due colonne, per esempio, naturalmente dando la possibilità però di confrontarli. Quindi lavorare alla progettazione di un questionario prima e dopo. La prima cosa che vi chiediamo, cioè intanto di mettervi a gruppi non grossi, perché l'altra volta c'erano dei gruppi molto grandi, ma poi diventa dispersivo, quindi gruppi di 4-5 al massimo. Misti o no, dipende, perché
può aver senso, tutte e due le cose possono aver senso, perché se pensate per esempio a un argomento importante per il raccordo, beh, può essere interessante un gruppo misto, con l'idea di un questionario fatto alla fine della terza media, all'inizio della prima. Se è su argomenti specifici delle superiori, specifici, può invece aver senso fare gruppi non misti. Quindi la nostra richiesta è di scegliere un argomento. A noi sono venuti in mente tre argomenti che possono essere interessanti, tipo le frazioni, le funzioni, triangoli, per non stare a parlare di altezze, insomma, per dire tante cose sui triangoli, ma naturalmente uno può scegliere qualsiasi altro argomento. Una volta scelto l'argomento, non è che vi chiediamo qui di fare un questionario prima o dopo, perché è complesso, però vi chiediamo di scegliere un tipo di attività fra queste due. Una è semplicemente scrivere il box vocabolario relativo all'argomento scelto. Poi vi faccio rivedere com'era il box vocabolario. Quindi semplicemente individuare cosa vi aspettate che lo studente sappia da questo questionario. E cosa lo studente si aspetta di dover sapere. Oppure, invece di fare quello, concentrarsi sulle domande. Naturalmente le domande dovrebbero in qualche modo tener conto delle riflessioni che abbiamo fatto oggi, cioè del fatto che entrano in gioco nell'apprendimento di un concetto matematico, appunto, interpretazioni distorte, misconcetti, l'influenza del linguaggio, eccetera. Quindi non dovrebbero essere le solite domande di conoscenza o di abilità, eccetera, eccetera, ma insomma anche domande che tentano di osservare anche questi aspetti. Vi faccio vedere il box vocabolario come era fatto. È un modo, non è detto che uno segua questo modo. In questa unità utilizzeremo i seguenti simboli e vocaboli, quindi c'erano scritti vocaboli, simboli. Vi ricordo che le funzioni del box vocabolario erano favorire nell'allievo la consapevolezza delle proprie conoscenze, sia prima che dopo, ma soprattutto circoscrivere e limitare gli argomenti trattati. Quindi l'insegnante non è mica facile esplicitare tutto questo in un box, anche per l'insegnante, ok? E invece per quanto riguarda le domande, vabbè, queste erano, non tenevano assolutamente conto di quello che ho detto, ma insomma erano domande ripetute sia prima che dopo. L'importante è, vabbè, quello uno lo mette in fondo sempre, la domanda può essere aperta o chiusa, è sempre presente l'opzione non so, e poi si chiede di giustificare le risposte e di dichiarare il grado di certezza, sei sicuro, sì o no, eccetera. Allora, a questo punto direi...